anima, le branche, il nome comune di diavoli posti a controllare la quinta bolgia, ed è nella quinta bolgia dell'ottavo cerchio che avviene il primo incontro con questi diavoli, innanzi alle mura della città di Mille. Dante non si sofferma a lungo sulle descrizioni di questo evento, perché si sofferma sull'enorme numero e sulla rabbiosa calamità. Come ho detto prima, questi diavoli controllano, cioè sono posti a tormentare quelli che hanno avuto male mani a cucinare e pigliare danari e doni di quelli che non si deve pigliare. Si sta parlando dei fraudolenti, cioè dei barattieri, che per legge del contrappasso sono immersi nella pece bollente e se provano a sollevarsi sono acciuffati in volo dei diavoli che li straziano con i loro artigli. E la pece bollente li invischia, così come in vita li invischia la corruzione. Oltre che con gli artigli, straziano i dannati con gli uncini, che sono di duro e precisato. Inoltre sono volgari nei modi e più che parlare gridano. Sono neri e alati e pensano sempre di malfare ad altrui. Obbediscono a Malacoda, che di volta in volta sceglie un gruppo di 10 da inviare lungo l'argine sinistro della bolgia in caso vi siano danari da acciuffare. Adesso vedremo che i diavoli e le bianche sono 13, ma il primo non ha nome, per questo non è presente. Gli altri 12, ognuno con il proprio nome, sono quelli che adesso andremo ad analizzare. Allora, Malacoda è un diavolo inventato da Dante Alighieri che letterisce nelle bale branche, ovvero una truppa diabolica di demoni, protagonista di alcuni episodi dell'inferno. Appare come una figura comica che è una rarità nell'opera dantesca, e questo dimostra come il grande poeta sia stato in grado di dividere l'opera in svariati generi. Lui è a capo di questa banda e l'appunto viene anche citato dai suoi compagni quando viene chiamato. E rispetto agli altri ha un linguaggio, ha uno stile piuttosto colpito, ovvero elegante, garbato, rispetto agli altri più sguaiati e meno raffinati. Il suo aspetto fisico non viene delineato nel canto in cui è protagonista, perciò dal suo nome però possiamo dedurre e intuire che lui ha messo una coda. Da un punto di vista più allegorico, lui rappresenta come la ragione possa venire tratta in inganno da una frode più bassa e inutile. Adesso vediamo come il diavolo si esprime. Innanzi che non ci impostono i pigli, trattasi avanti l'ultimo che vola. E poi da lucidarmi si consigli. Tutti gridarono, vada Malacoda! Il nostro amico sembra derivare da a scambiare, a fare i capelli, per cui il suo aspetto deve essere proprio consono al suo nome. Inoltre egli non accompagna quei poeti pellegrini nella successione del canto. Egli chiamavano i raffi a bocche dei rotti e tocchi, diceva l'uno con l'altro, in su groppone, e rispondi, sì, fa che gliela accocchi, ma quel demonio che viene a sermone col duca mio, si volse tutto presto e disse, posa, posa, scarpiglio. Arriva è uno dei diavoli delle male branche inserito da Dante nella Divina Commedia. Diciamo questo Arichino, cioè il nome Arichino è molto più interessante rispetto a quella degli altri. Gli studiosi pensano che il nome Arichino deriva dal demone Arichino. Questo demone Arichino, diciamo, appare in molte rappresentazioni popolari e in molte leggende. Arichino è famoso anche per aver perso la sfida contro un dannato, il cui nome è Ciampolo da Navarra. Quindi questa sconfitta diciamo, avrà fatto arrabbiare un altro demone delle mani branche, il cui nome è Calcarino. E questi azzufferanno e dopo questa azzuffa verranno tutti e tre nella pece bollente. E infine verranno raccolti dagli altri diavoli con gli uncini.
Allora, la Caprina è un dono delle maritrani, che viene chiamato secondo da Maputa proprio dopo lo Palchino. Allora, la Caprina deriva il suo nome appunto Caprina, che vuol dire Calpesta Prina, cioè per la sua leggerezza, e oppure anche da alcune famiglie fiorentine di origini chiappine come la Ciappino, proprio esisti Caprina. Allora, questo variante sembra formare una coppia di amici nemici di Chiavalvanti con Anichino, con il quale praticamente che attacca fino a quel segno di Anichino, che nel tentativo che sperando che praticamente Ciampolla la madre riesca a fuggire per mettersi in salvo, così poi potendo così poi tuffarsi con lo stesso Anichino. Una volta appunto che i due si vediamo si azzuffano, si intrecciano gli antichi coreani vanno a finire fuori da Bicipollente, dove vengono distantaneamente separati per appunto il calore della bici. Il ricordo è il ricordo che dobbiamo chiamare la maratona che ci viene assegnata a Dante e Virgilio, e il suo nome è di nomi di eventi di Beccio e Scirocco. Allora lui è un diavolo di paziente, infantile e comico, e la sua pazienza lo porterà a vicinare il dannato pescato della bici, cioè che c'è ancora una parte. Vediamo i versi di cui recitano. E il bigocco, troppo aver sofferto, disse, e prese il braccio col cuciglio, sicché stracciando le portò un lacerto. Quando è lo stato di fratellanzo, è tipicamente un comico. Il suo nome deriva probabilmente dall'unione della parola drago e della parola schignazzo. Anche se il commentatore antico è venuto da Imola, lo immagina come una abbreviazione di dragaccio. La sua storia è molto secondaria, narrato, in quanto Draghignazzo è eccitato dal sangue e non può fare a meno di colpire Ciampolla la Navarra dopo l'imbicocco. I testi in cui viene citato sono Draghignazzo, anche volle dare il figlio, chiuso alle gambe. Cigliato. Allora, Cigliato è il progetto che Cigliato sta a presentare poco, anzi forse poco, ma poco molto usato in Valdichia. Cigliato era il protagonista di un curioso episodio che avviene nel 22esimo anno, nel quale egli si avverta su dei dannati che giacciono nella bici potente, mentre sta per farlo però viene fermato dal comandante Barbariccia, e gli unici versi in cui è il protagonista è una sua terzina, appunto, è Cigliato a cui di bocca uscita da ogni parte una salina come il porco, li fa sentire come luna struscita. C'è Gartagan, che è un diavolo, il nome è un chiaro riferimento ai suoi artigli, alla sua natura animalesca, che appunto lo fa sembrare, che lo fa probabilmente assomigliare a un cagnaccio. In Toscana esisteva anche una famiglia di nome Raffagan, che appunto era, diciamo, molto simile al nome del diavolo. Ora vedremo dei versi che appunto viene introdotto il diavolo. E Gartagan, che gli era più di contra, gli arruncignoli e le pecorate che ho mente trasse al su, che mi parte una punta. Adesso, per dare il nome, sapete probabilmente che la parola non ho letto, ho in francese antico è anche una parola, ovvero farfalle, e nel toscano è parecchio, e probabilmente la parola come si è utilizzato. Inoltre nel dialetto calabrese, la nome del padre del Paiù, che in pratica con questo nome viene rappresentato un vento che è a scompiglio del sud. Egli viene chiamato la Maratuda dove viene sepposto all'interno di insieme ai 10 diavoli, che accompagneranno l'arco di Virgilio per il passaggio della morgia dei barattieri. Farfarello viene rappresentato solamente sicuramente una cucina, ovvero è il gran prodotto, molto a Farfarello che si radunava gli occhi per dire, disse, fatti costa ma faccio un cielo. Rubinante è l'ultimo insegnato della ruta, il suo nome
nome è un po' diverso, è un po' non semplice rispetto agli altri diavoli. Infatti deriva da Ruber Rosso, che nel Medioevo il rosso stava a significare un simbolismo negativo. L'altra parola invece è Rabies, ovvero rabbia. Lui è peraltro un personaggio secondario, appare una sola terzina, ovvero nei versi 40-42 del medesimo canto. Orrubicante fa che tu rimetti lì un ghione addosso, sì che tu lo scuri, gridavano tutti insieme i maledetti. Come si può vedere, il registro stilistico prevalente di queste battute diaboliche è quello ironico, espresso attraverso antitesi, antifrasi, eufemismi e interrogazioni. Le scelte lessicali e foniche rispondono alla teoria della convenienza, cioè la corrispondenza tra materia e forma e tra argomento e stile. I diavoli sono il rovesciamento della perfezione angelica delle forme, sono quindi espressioni di forme brute e minacciose, ed è appunto per questo che si parla di sacralità demoniaca rovesciata. Per rendere efficaci queste forme è necessario operare adeguati strumenti dal forte valore simbolico, come cennamella, una capriccia, arruncio, e che infine l'espressione ed egli aveva del cur fatto trombetta. Anche il lessico ricorre a forme febbe e gergali, come il tocchi, il croppone, il laccocchi, ma è nell'uso della rima che la creatività poetica linguistica dantesca raggiunge la sua massima espressione. Questa rima è caratterizzata dalla sprezza, cioè dall'abbondanza di nesti consonantici inconsueti e difficili, come uffa, isma, ozza, che fa da contrappunto a situazioni basse come la beffa e l'arzerco. Lucifero era un angelo che si ribellò a Dio e quindi Dio lo cacciò via dal paradiso. La terra lo accolse formando un cratere per non toccare la sua anima contaminata. Lucifero si trova nella parte più bassa dell'inferno ed è avvolto da un'atmosfera di assoluto silenzio, profondamente accentuata dal ghiaccio, che rappresenta appunto l'immobilità, la fissità e l'assenza di parole e di movimento. Lucifero, nella parte dove c'è Lucifero non ci sono né urla, né grida, né bestemmie, che sono tipiche degli altri cerchi dell'inferno. Giuda, Satana è vinto, è senza più energia, è la massima rappresentazione di fissità e di apatia. Anche i tre peccatori che porta tra i suoi denti sono a loro volta diciamo stabili. Lucifero non parla, questa è una invenzione che va attribuita a Dante, perché nella tradizione medievale Lucifero parlava, come possiamo vedere nel Babilonia chi cita l'inferno. Lucifero non parla, quindi è un angelo che si è rivelato a Dio e quindi è condannato a una, diciamo, indifferenza totale. Al silenzio di Lucifero, Dante affianca quel silenzio del paradiso, che è un silenzio totalmente diverso. Allora, abbiamo visto, il nostro percorso si è quasi concluso, fortunatamente. E mentre siamo passati dalla completa parola e dalla comicità che abbiamo affrontato, per esempio, nei diavoli delle male bracche, oppure passando anche per le parole di Caronte e le parole incomprensibili di Pluto. E siamo arrivati al silenzio totale di Lucifero, che appunto Dante mette in contrapposizione con la parola e il verbo che è Dio. Quindi lui, questo vuole significare, il silenzio è stata la sconfitta appunto da parte di Satana nei confronti di Dio, perché Dio è parola e verbo. Quindi questo è il significato che ci voleva dire Dante quando ha fatto tacere Satana. Allora, come abbiamo visto, a volte anche proprio nell'ultimo canto dell'inferno, Dante sembra quasi perdere la parola completamente, ma poi riesce con una frase a riprendersi, e poi dopo quella frase egli è come se lui e Virgilio avessero una resurrezione. Infatti dopo quella frase il canto finisce, loro scavalcano le gambe di Lucifero e passano nel purgatorio con la frase celebre, che appunto è quindi uscì fuori a vedere le stelle. Sì.
del vittorismo tanto, Dante ripete più volte la parola barattia, che appunto sa significare operato, che oggi non risponde alla corruzione, e insomma l'agire economico da tutti questi peccati che riguardano gli erni politici e che ritengono appunto in maniera illegale con denaro, con insomma con queste cose qua. La barattia è sempre stata, insomma, durante la storia organizzato tramite legislature molto leggi molto dure già a partire dall'età medievale, e praticamente ad esempio da Dante disprezza moltissimo questi corrotti, questi paletti, e infatti durante il XXI canto possiamo trovare questi paletti sotto forma di grottesche marionette, oppure possiamo vedere che tutto il loro contesto, sia di Dante, Virgilio, ma anche di stessi Barattini, è caratterizzato da un particolare gioco comico. Al giorno d'oggi appunto la corruzione viene trattata spesso dai magistrati, insomma, perché è uno dei reati più gravi che ancora oggi esistono, e il magistrato Cantone, moltissime sue interviste, nel suo ultimo libro che si chiama Il Italiano, insomma ci spiega un po' cosa è questo reato di corruzione, e ce lo scrive soprattutto nelle note di Expo Mafia Capitale. Cantone ci spiega che praticamente per far parte di questo male che è la corruzione non bisogna insomma intervenire oggi, ma già di base, cioè al convegno, alle scuole, per prevenire che questo male continui ad essere uno dei più gravi reati.